51esima edizione del Salone Internazionale di Verona Fiere, dedicato ai vini e ai distillati, uno dei brand fieristici più conosciuti a livello internazionale, può essere archiviata con soddisfazione. Protagonista quest'anno del giorno dell'inaugurazione, Phil Hogan, commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, che con il ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, ha effettuato il taglio del nastro. Il Vinitaly, da sempre considerata la più importante vetrina internazionale del vino italiano, è un appuntamento che va oltre la manifestazione fieristica per essere uno dei momenti in cui si discute del futuro del vino e dell'agricoltura in ottica europea, di internazionalizzazione dei mercati, di innovazione e di crescita della qualità. I'm very pleased to be here in Verona and Vinitaly because this is the showcase. Vinitaly è la migliore fiera del mondo nel settore vinicolo. Oltre 4.000 produttori di qualità e di provata professionalità presentano qui vini italiani che sono i più buoni del mondo. Il commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, ha così portato il suo entusiasmo per l'Italia del vino e per la città di Verona all'inaugurazione della 51esima edizione di Vinitaly. A Expo avevo detto che nel 2017 avrei visitato Vinitaly e, nonostante sia un politico, ha detto con autoironia, ho mantenuto la promessa. La qualità dei vini italiani, secondo Hogan, dimostra la qualità della politica agricola comunitaria, al cui sviluppo il settore produttivo del Made in Italy sta contribuendo, creando migliaia di posti di lavoro e migliorando il reddito di chi lavora in aree rurali. A Bruxelles, ha riferito infine Hogan, continueremo a mettere la qualità al centro delle politiche dell'Unione Europea, insieme al sostegno al settore. Se tutti gli altri comparti produttivi corressero bene come il vino ed il food, sicuramente potremmo avere un'economia europea più solida, ha concluso il commissario dell'Unione Europea per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Un'occasione, quella del Vinitaly, di promuovere assolutamente in modo importante a livello internazionale quello che è l'ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo. Abbiamo enormi potenzialità, tanto è stato fatto, si può ancora fare molto. Il Montepulciano d'Abruzzo in particolare è venduto in gran parte sui mercati internazionali e per questo quindi dobbiamo avere un approccio sempre più dedicato ai paesi oltre confine, ma allo stesso tempo non dobbiamo perdere di vista l'Italia, dove anche il Vinitaly in una propria ricerca ci ha confermato che siamo il terzo vino più presente sugli scaffali della grande distribuzione. Quindi una situazione già importante, ma che può migliorare ancora di più. Queste le parole di Valentino Di Campi, presidente di Codice Citra, l'azienda che rappresenta la più grande comunità di vignaioli abruzzesi, in cui si raggruppano 3.000 famiglie unite dal rispetto per la natura, da un legame generazionale profondo, colmo di affetti e saperi, e da un codice, appunto, genetico, etico e produttivo. Ogni vino, ha affermato ancora il presidente Di Campi, è ambasciatore di un territorio e portabandiera dei valori di una stirpe. Progetti di ricerca e sperimentazione. La linea Ferzo, vincitrice del premio Packaging 2017, e la nuova veste della linea Bisanzio sono solo alcune delle novità presentate allo stand di Codice Citra, la principale realtà vitivinicola in Abruzzo, durante il Vinitaly 2017. Sì, sono rimasto veramente colpito perché per quanto ormai da tempo conosciamo il livello qualitativo raggiunto dalla produzione vitienologica abruzzese, Codice Citra oggi con la linea Ferzo io credo che abbia presentato e proposto una linea nuova che farà parlare molto di sé perché conferma da un lato l'altissimo valore qualitativo dei vitigni autoctoni abruzzesi e dall'altro anche segna il livello qualitativo che possono raggiungere anche vitigni fino ad oggi meno noti come la Cocociola, che non a caso è stata premiata a 92 punti dalla prestigiosa guida 5 star qua di Vinitaly, che testimonia come un altro importante tassello della vitienologia abruzzese si stia in qualche modo inserendo nel panorama del vino a livello mondiale.
Piccoli, la particolarità di un territorio con questa costa vicino alle colline e alle cime più alte del Gran Sasso contribuisce a rendere ulteriormente particolare questo prodotto. Ma non c'è ombra di dubbio, la forza dell'Abruzzo è che mette insieme due anime come poche altre terre al mondo. Da un lato questa influenza marina che c'è, la si percepisce sia nei bianchi ma anche nei rossi, in questa sapidità evidente, ma al tempo stesso questa eleganza e finezza e bevibilità, vini capaci di mettere assieme potenza ma grande straordinaria finezza. Io credo che questo sia un elemento veramente unico e peculiare della terra d'Abruzzo, e i primi a doverne essere consapevoli sono proprio i produttori abruzzesi, perché hanno una carta unica da giocare. L'azienda abruzzese, fondata nel 1973, raggruppa 9 cantine della provincia di Chieti. È la più grande realtà produttiva vitivinicola d'Abruzzo, che unisce tecnologia, controllo e competenze di una grande azienda alla qualità e alla peculiarità del lavoro tradizionale di 3.000 soci vignaioli che coltivano 6.000 ettari di vigneti. Si va avanti all'insegna della qualità e della ricerca di prodotti sempre più, apprezzati dal grande pubblico. Sì. Diciamo che è insito nel DNA, nell'essenza di Codice Citra, non solo a livello di naming, perché parlare di codice implica un codice territoriale che poi si esplica in toto nell'avverbio latino citra, di un codice produttivo nella prima V del payoff, vini, un codice genetico etico nei volti dei 3.000 soci, l'anima, l'essenza dell'azienda, e per finire un codice etico valoriale che infatti viene racchiuso con la parola finale del payoff: vini, volti, valori. Tra l'altro è importante rimarcare come nella mission, nella prima pagina dello statuto di questa azienda, c'è scritto: nasce questo consorzio di secondo grado che raggruppa 9 cooperative abruzzesi per promuovere e valorizzare l'eccellenza della vitivinicoltura abruzzese. Nulla toglie poi essere portabandiera del Montepulciano e di tutti gli altri vini sui mercati di tutto il mondo. Rino Santosagno, enologo di Codice Citra. Dunque, Codice Citra presenta anche dei vini all'insegna della sperimentazione e della ricerca. Sì, l'obiettivo proprio di questa sperimentazione, di questa ricerca, è valorizzare i nostri vitigni autoctoni e scoprire, vedere, sperimentare quali sono le loro attitudini. È proprio con queste sperimentazioni che Codice Citra vuole dimostrare che è capace appunto di lavorare, anche essendo una grandissima azienda che rappresenta 3.000 soci, di riuscire a fare un lavoro di certosino, quindi di lavorare come una piccolissima azienda, con la capacità appunto di valorizzare quelle che sono proprio le tipicità locali. Presentazione della linea Ferzo, spendiamo due parole. Sì, ecco, la linea Ferzo rappresenta proprio anche il nome, il messaggio che vuole lanciare è proprio un lavoro di unire i migliori prodotti dell'azienda Codice Citra attraverso i vitigni autoctoni: pecorino, passerina, cococciola e il vitigno che rappresenta l'Abruzzo, che è il Montepulciano. È proprio nel messaggio che vogliamo lanciare è proprio questo: all'interno di Citra e di questi vitigni siamo capaci di tirare fuori il miglior prodotto possibile. Il 2016 che anno è stato e soprattutto quali traguardi per il 2017? Il 2016 è stato un buon anno di consolidamento per i vini più importanti come il Montepulciano, di crescita per vini come il Pecorino, che sta diventando sicuramente di grande interesse non solo in Italia ma anche sui mercati internazionali. Dobbiamo continuare anche nel 2017 su quella scia. Sicuramente
il 2017 sarà, come dire, un anno di passaggio ulteriore, perché stiamo come consorzio anche mettendo su progetti di promozione importanti, a partire da quello più imminente in Gran Bretagna, in UK, dove abbiamo deciso di investire una parte delle risorse della promozione per diciamo consolidare e ampliare quello che è già un mercato molto molto importante, ma che, oltre a essere importante per se stesso, è un riferimento per tanti mercati a livello internazionale. Con un totale di 19,4 milioni di ore impiegate all'anno in provincia di Chieti, è il Montepulciano d'Abruzzo DOC, il vino italiano che dà più lavoro a livello locale, davanti al Puglia IGT con 16,5 milioni nella provincia di Foggia e alla DOC Sicilia con 16 milioni di giornate in quella di Trapani. È quanto emerge dalla prima analisi sui vini DOC ed impatto occupazionale a livello provinciale diffusa dalla Coldiretti al Centro Servizi Arena presso lo stand A, tra il padiglione 6 e il numero 7 in occasione della 51esima edizione del Vinitaly. Giuseppe Colantonio, lei ha sottolineato l'importanza del lavoro di una grande famiglia, di una grande squadra, ricordiamolo, 3.000 soci che coltivano 6.000 ettari di vigneto. Avete conquistato importanti fette di mercato a livello internazionale, e questa è anche la chiave di un successo quando c'è una squadra così ampia ma ben organizzata. Lei ha centrato appieno. Mi rifaccio a una frase del più grande cestista di tutti i tempi, Michael Jordan. Lui diceva che il campione, il singolo, può vincere la partita, il team, la squadra vince il campionato. E noi, più di tutti, crediamo in questa integrazione tra i soci vignaioli, questa base molto allargata che lavora 6.000 ettari di vigna, il team, lo staff aziendale di 60 persone, sia a livello di agronomi, enologi, ma per finire anche tutta l'area amministrativa e quella commerciale marketing, nella quale io gioco il mio ruolo sperando poi di portare risultati, canestri e gol sui mercati internazionali. Giuseppe Colantonio, spendiamo due parole sul Vinitaly. È una vetrina importante, la più importante a livello europeo. Vediamo la presenza oltretutto di numerosi buyers provenienti dall'estero, soprattutto dai paesi asiatici. Non ci può non essere presenti. No, è l'appuntamento insieme con Vinexpo di Bordeaux e ProWine più importante di tutto l'anno. È un'occasione di incontro e confronto con i partner del trade, i partner della comunicazione. Rispetto poi anche al passato, abbiamo migliorato, forse una numerica, meglio essere sinceri, anche più bassa, ma nettamente più qualificata. Anche il wine lover è preparato, educato, e quindi è un grande palcoscenico in cui ognuno gioca il suo ruolo, cercando di mettere al centro poi quella che è un fiore all'occhiello della nostra nazione, il vino. Dal settore ricerca e sperimentazione nasce il progetto Codice, con l'obiettivo di raggruppare tutti i vini provenienti da sperimentazione per dare più forza all'identità territoriale e all'autenticità dei vini stessi, coerentemente con la mission di Codice Citra di valorizzarne la migliore produzione enologica da un unico punto di vista, ovvero la qualità. Penso che oggi nessuno possa mettere in discussione il livello qualitativo del vino abruzzese. Oggi la sfida vera si determina su due aspetti. La prima è la consapevolezza dei produttori di essere i primi consapevoli della loro forza, e l'altra anche di investire con più coraggio, ma l'Abruzzo lo sta facendo da tempo, anche nella comunicazione, che rimane un tema fondamentale, un investimento fondamentale per far conoscere la propria identità più autentica. Concludiamo con una nota, se vogliamo, anche di orgoglio da parte di Codice Citra. È vero che se ne è parlato tantissimo nel corso delle ultime settimane, ma i riconoscimenti sono sempre come il coronamento di un lavoro svolto. Sì. È indubbio, siamo molto felici e c'è un pizzico di orgoglio, è il sostantivo giusto. Essere premiati sia al concorso packaging, quindi per l'immagine delle nostre etichette, del nostro brand, e poi al Five Star Wines, il concorso enologico, non può che gratificarci. Ma con massima onestà, il riconoscimento più bello ci viene dai consumatori finali e dalle 18 milioni di bottiglie che noi ogni anno veicoliamo sulle tavole di tutto il mondo.